tutti, allora oggi un nuovo video ed è un video che non ho mai fatto nel canale, ebbene sì, c'è un argomento di cui non ho mai parlato, ossia i profumi. Allora, in questo video innanzitutto ringrazio una ragazza che mi ha fatto l'ennesima richiesta, non mi ricordo il tuo nome, l'ho cercato negli ultimi commenti degli ultimi video ma non ti trovo, perdonami. Comunque mi ha convinto a farlo perché io sono sempre stata titubante, infatti lei non è l'unica che mi ha richiesto questo video, però io non sono una appassionata né tantomeno so distinguere le varie note di testa, le note di cuore, le note di fondo, quindi ho sempre pensato che questo tipo di video fatto da una persona inesperta fosse inutile, però poi alla fine anch'io che sono comunque inesperta guardo video di altre ragazze che magari non descrivono queste note, ma comunque mi fanno capire che genere di fragranza è o perlomeno mi incuriosiscono tanto da andarlo a vedere e a sniffare in negozio e spero a modo mio di riuscire a farvi capire anch'io qualcosa appunto dei profumi che ho. In questo video ci tengo a sottolineare inoltre che troverete tutti i profumi che adoro e che comunque sono attualmente reperibili. Ho anche altri profumi che non vi cito perché ovviamente sono usciti di produzione e non sono più reperibili e quindi sarebbe secondo me inutile mostrarveli. Parto dal mio amore smisurato. Questo è Alien ed è il profumo di Thierry Mugler. È praticamente, innanzitutto il packaging a me ricorda tantissimo, non lo so, tipo gli scrigni, sembra molto orientale, fighissimo. E questo qui ha un costo esorbitante, sono 90 ml e dovrebbe costare, a seconda di dove lo prendete, dai 90-85 € fino ad arrivare circa 100 €. Io me lo sono fatto regalare al compleanno e è il regalo migliore che io abbia mai ricevuto. E vi assicuro che io ho ricevuto tanti altri bei regali, ma questo veramente li batte tutti. È il mio profumo preferito. Allora, è un profumo forte, sicuramente, è un profumo che magari non a tutte piacerà, però veramente a me piace tantissimo. È molto femminile, molto sensuale ed è uno di quei pochi profumi che si fermano sia femmine che maschi a chiedermi che profumo indosso, anche quando, cioè, per strada così a buffo, anche magari gli amici o le amiche, dei miei amici che magari conosco lì per lì sentono questo profumo e mi chiedono che cos'è. È veramente buonissimo. Calcolate che io ce l'ho praticamente da inizio novembre perché il mio compleanno è il 27 ottobre e sta già a metà, quindi cioè, l'ho amato alla follia perché in 6 mesi l'ho fatto, 6-7 mesi perché ovviamente nel periodo estivo non l'ho utilizzato, l'ho già fatto quasi fuori. E mi sono anche andata a prendere le varie note. Praticamente dicono che la nota di testa è il gelsomino indiano, nota di cuore legno di Kashmiran, non so come si dica, e c'è scritto che sarebbe un profumo molto denso e inebriante, e le note di fondo sono l'ambra bianca, che comunque va ad avvolgere, a dare calore a tutto il profumo. Questo è appunto per me, vi ripeto, un profumo molto avvolgente, molto caldo, sicuramente ideale per le stagioni fredde o comunque per la sera, ecco, per l'estate io non ve lo consiglio, però è proprio il mio profumo, cioè fra tutti quello che io se finisco vado a ricomprare domani stesso è sicuramente Alien. E cosa importantissima, la sua persistenza. Su di me dura tutto il giorno, se io me lo metto, lo spruzzo per sbaglio, va a finire per sbaglio su un vestito, lo spruzzo io stessa su un vestito. Il giorno dopo quel vestito o quel capo d'abbigliamento sa ancora di Alien. È un profumo che veramente, cioè, dove lo mettete sta tutto il giorno. L'ho provato anche alcune sere d'estate e vi dico che anche d'estate dura tutto il giorno tranquillamente. Altro profumo che amo tantissimo è questo qui, che è il Papavero Soave dell'Erbolario. Spero non rifletta. Comunque anche questo sta a più di metà e questo praticamente viene venduto in due formati, uno da 50 ml che costa tipo 21 euro e qualcosa e questo da 100 che viene 27 euro. Capite bene che conviene sempre prendere il flacone da 100 ml perché anche se non lo consumate tutto per 5-6 euro insomma vi portate a casa il doppio del prodotto. Allora, questo qui ha una confezione basica e su di me sinceramente dura anche su tutto il giorno. È un profumo sempre che io prediligo nelle stagioni fredde ed è un profumo che però ho sentito dire che non a tutte dura tutto il giorno, a me personalmente sì. Questa fragranza per me,
sa sia allo stesso tempo comunque di papavero, quindi è un po' floreale, ma allo stesso tempo è molto corposa, perché sento tantissimo delle note comunque orientali. Infatti sul sito dell'erbolario sono andata a vedere la descrizione, perché loro lo scrivono di ogni profumo, e dicono che come note di testa ha la polpa di pesca, prunella e polpa di mandarino rosso. Come note di cuore riporta Yang Ylang, i fiori di lillà, neroli, mughetto e gelsomino, e ovviamente petali di papavero e di rosa. E come note di fondo ha il legno di sandalo, vaniglia, patchouli, muschio e ambra. Infatti secondo me mi piace così tanto perché ha sia l'ambra, che arriva proprio tantissimo, soprattutto una volta che lo spruzzate, e anche il patchouli, che sono due delle mie fragranze preferite in assoluto, e mi piace tantissimo perché anche questo è molto 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 avvolgente, ha un po' di fresco, un po' di floreale, insomma è un giusto mix. Però ecco, questo è uno di quei profumi che magari ad alcune potrebbe essere troppo troppo pesante, però a me, ragazzi, i profumi piacciono belli belli pesanti. Sempre delle Erbolario, mi sono innamorata di quest'altro, che è Ambra Liquida. Questo ce l'ho da meno tempo, infatti come potete vedere ho utilizzato fino qua, e Ambra Liquida sa di ambra, però è più delicata di papavero, soave, anche se non si direbbe, perché ha qualcosa che viene tipo di fresco, perché poi all'interno ha il bergamotto e anche della vaniglia come note di fondo, e poi qui dice che praticamente come note di cuore sono molto legnose, le note di fondo sono ambrate, mentre le note di testa c'è foglie di geranio, rosa centifoglia e bergamotto. Anche questa ovviamente è una fragranza assolutamente invernale, e per quanto mi riguarda è meno pesante rispetto al papavero soave, quindi magari questa potrebbe fare al caso vostro. Comunque ricordatevi sempre che ha queste note un po' orientali. Un altro profumo è di Eisenberg ed è questo qui, come potete vedere il nome del profumo è questo, ed ha una confezione in vetro, è molto elegante. Questo profumo viene venduto in tre formati, da 30, 50 e 100 ml se non erro. Questo ha 50 ml, il suo prezzo è di 85 euro, viene rivenduto da Sephora. Allora, praticamente qui c'è scritto che le note di testa sono il bergamotto, il pepe rosa e il cardamomo, mentre le note di cuore sono anice, menta, zenzero, lavanda e neroli. Per finire le note di fondo sono legni preziosi, per dare appunto calore al profumo. Quindi è un profumo molto fresco e frizzante allo stesso tempo, però è anche appunto avvolgente, e la cosa figa è che ha, appunto avendo anche il pepe rosa, è un po' speziato, e mi piace perché questo qui secondo me è proprio un profumo da donna, non saprei descriverlo altrimenti, è proprio uno di quei quei profumi che ti fa essere con un tocco sì deciso, però allo stesso tempo femmina, però non è tanto accattivante ma è piuttosto elegante, non so come descriverlo, però cioè io quando sento questo mi immagino ad esempio mia mamma, mi immagino una donna, ecco, questo qui mi fa sentire donna, non so come altro descriverlo. E come vedete anche questo mi piace perché è a metà, e niente, questo anche ve lo straconsiglio. Finisco con l'ultimo profumo della fascia, insomma, diciamo media e alta, ed è questo qua, che è un profumo di Intimissimi. Questo qua è Innocente, si chiama, aveva anche un nastrino bianco qui di Pizzo, molto carino, e poi riporta l'immagine qui, vedete, di un corsetto, di un corpetto, e mi piace perché poi la boccetta è di vetro e sul fondo rimane un po' più opaca, tipo effetto ghiaccio per capirci. Questo in assoluto io lo considero un profumo jolly, nel senso che va benissimo per tutto tutto l'anno, in particolar modo io lo utilizzo soprattutto la mattina per l'uso quotidiano, o in estate, perché è un profumo proprio fresco che sa di pulito. Infatti per quanto mi riguarda è quella combinazione tra violetta e muschio
perfetta, che proprio dà il senso di pulito, ti avvolge, ti rinfresca, insomma fa in modo di sentirti profumata a lungo, soprattutto poi quando devi affrontare quei viaggi in metro dove alcuni purtroppo emanano un cattivo odore, tu stai lì e senti, ah, profumo di pulito, sì, vieni a me. E quindi ecco, questo è proprio l'ideale per le salva giornate estive. E praticamente ho letto che questo ha infatti violetta, bergamotto, semi di tonka, sandalo e muschio. Costa 39 euro per 50 ml, è made in France, e la frase che ho letto è che c'è scritto che attira proprio per la sua delicatezza, e vi assicuro che cioè, l'effetto che ha fatto a me, per quanto è delicato ma allo stesso tempo buono, attira tantissimo. Infatti questo dovete andarlo a sentire, perché penso capirete solo annusandolo quello che vi voglio dire. Non sono pazza, lo giuro. Per quanto riguarda invece i profumi economici, uno che mi piace tantissimo è questo qui di Alyssa Ashley. Questo si trova un po' ovunque, si trova nei supermercati, si trova da Douglas, si trova da Acqua e Sapone, alla saponeria, insomma si trova ovunque, e si chiama Vanilla. Questo non c'è altra descrizione se non dirvi vaniglia, però non è una vaniglia di quelle super stucchevoli che sono pesantissime. Questo è una vaniglia, lì per lì vi arriva proprio una botta, però poi quando si evapora rimane questa vaniglia dolce ma allo stesso tempo tipo filtrata, nel senso che è proprio vaniglia leggera, dolce sì ma non stucchevole, quindi mi piace veramente tanto anche in estate. È un profumo che ho comprato da poco, infatti sembra nuovo ma vi assicuro che l'ho utilizzato, anche il suo packaging non mi dispiace. E questo io non ho capito perché, vedendolo su vari siti, costa anche 30 euro 50 ml, che sono questi, mentre in altri posti, tipo io l'ho comprato alla saponeria, 50 ml l'ho pagato 8,50 euro, ma anche da Acqua e Sapone l'ho visto al massimo tipo 13 euro, cose del genere, quindi non capisco questa differenza di prezzo. E questo è uno dei toilette. Altro profumo amore a prima vista per il periodo estivo è quello di Brochet, e questo è al Monoi di Tahiti. Questo è uno di quei profumi che mi vedete di più sul canale, perché riesce fuori sempre nel periodo estivo. È uno dei toilette anch'esso, 100 ml, costano all'incirca 10 euro in offerta al negozio Yves Rocher, quindi un costo veramente irrisorio per quanto mi riguarda. E questo ce l'ho da 3 estati, con questa appunto, questa è appunto la terza e mi finirà, e devo dire che se usato solo nel periodo estivo vi dura abbastanza, e sa praticamente proprio di Monoi, che sarebbe la combinazione tra i fiori di Tiare e il cocco. È buonissimo veramente, questo non c'è secondo me altra spiegazione, proprio di estate, ti fa proprio volare con la fantasia in quelle isole tropicali, veramente è buonissimo. Io lo applico tutte le mattine e mi piace tantissimo. Un profumo invernale che adoro, super economico, è questo qui, è dei Tesori d'Oriente, ed è praticamente i fiori del dragone. Questo è il dupe di Dior, ed è veramente buonissimo, di Poisson di Dior, ed è buonissimo. A me personalmente dura tantissimo, forse è leggermente un po' più alcolico rispetto a Poisson, nel senso che su di me almeno esce più fuori la componente alcolica del profumo, mentre Poisson mi piace di più sulla pelle. Ecco, su di questo esce un po' più questa componente, ma ovviamente ogni profumo cambia a seconda della pelle, quindi può essere anche una cosa solo mia, anche di testa solo mia tra l'altro. E questo è buonissimo, persiste, e se vi piace Poisson e volete un'alternativa economica, secondo me questo è un ottimo dupe. Costa intorno alle 3 euro, anche questo si trova ovunque, Acqua e Sapone, insomma nei supermercati, è facile da reperire ed è buonissimo. Passando ora alle acque profumate, quindi a quei prodotti un po' più utili l'estate, io ho 2 acque di Wycon. Queste costano 6,90 euro per 100 ml, sono delle acque corpo. Allora, io ho l'acqua di Stromboli, che per me è Narciso Rodriguez, è buonissimo, è proprio il dupe di Narciso Rodriguez, è una fragranza fresca, femminile, muschiata, e ha secondo me una punta di dolce.
Molto molto buono, veramente, tipo di vaniglia, non saprei dirvi, però è molto buona. Secondo me, se appunto vi capita di andare da Wycon, io me la spruzzo, me li sto spruzzando a tutti, se vi capita di andare da Wycon, sniffatela perché è veramente molto buona. E questa poi è una cosa strana, perché più passano le ore e più la fragranza mi piace sempre di più. Quindi è una cosa strana, di solito al contrario, però vi assicuro che è buonissima. E poi ho l'acqua di Alicudi, che è praticamente il dupe di Alien, di cui vi parlavo prima. Io l'ho comprata sia per verificare se effettivamente anche durasse come Alien, e sia per risparmiare il povero Alien, perché in appunto neanche un anno sta già a metà. E cosa faccio? Praticamente mi spruzzo magari Alien due o tre spruzzatine sul collo e poi vado a vaporizzare quest'altro su tutto il corpo, e mi piace veramente tantissimo perché è Alien nella sua forma diciamo meno persistente e meno avvolgente. Però comunque, per essere un dupe da 6,90€, non è male, anche per magari capire se vi può piacere come fragranza. Ovviamente è molto molto più leggero. Ultimi sono sempre acque profumate, sono le acque profumate di Victoria's Secret. Victoria's Secret ha lo store appunto a Termini, a Roma Termini, in più c'è anche a Fiumicino all'aeroporto, e poi c'è anche a Firenze, Bologna, se non erro, e a Milano. Non so se ci sono anche altri store in Italia, però vi posso dire, anzi se voi lo sapete scrivetelo, che può essere utile a tante di voi. Però si possono reperire sul sito di eCharm, dove io ho acquistato e mi sono trovata benissimo, oppure su Amazon, e hanno anche dei prezzi molto inferiori, perché ogni acqua in realtà costa 17€, mentre sia su Amazon che su eCharm variano dai 9 fino ad arrivare ai massimo 13 15€, quindi comunque risparmiate. Allora, io quali ho? Ho Love Spell, che praticamente questa è la più famosa se non erro, ed è ai fiori di ciliegio e pesca. È buonissima, questa è l'ultima che ho comprato ed è tra tutte quelle che ho quella meno dolce. È molto più fruttata come fragranza, mi piace un botto. E questa l'ho comprata appunto con i saldi da Victoria's Secret a Termini, e l'ho pagata 8,50€ perché c'era il 50%. Una cosa figa che ho letto è che l'Alora formula è infusa con l'aloe vera e la camomilla per dare un effetto relax, ed è una cosa davvero fighissima e super super interessante. Un'altra che ho, e che secondo me è più invernale, è Amber Romance, ed è alla fragranza di ambra e crema inglese. Infatti ha sia una fragranza comunque orientale di ambra avvolgente, però allo stesso tempo si sente proprio una punta dolce. È secondo me una fragranza molto lontana dalla classica ambra a cui sono abituata. Infatti non è, diciamo, quella che più mi ha colpito tra tutte le acque profumate, perché mi aspettavo io personalmente qualcosa di diverso. Rimane comunque una buona acqua e che utilizzo con piacere, però sicuramente non è proprio tra le mie preferite. Poi l'altra è Total Attraction, che è praticamente all'orchidea, ai fiori di pesco se non erro, hanno tutte 250 ml. Questa è una fragranza sicuramente dolcina, floreale, molto floreale, però allo stesso tempo è fresca, quindi è sicuramente molto piacevole da utilizzare. Infatti tra tutte è quella che ovviamente ho utilizzato di più. E l'ultima, che ho comprato anch'essa da pochissimo, è la Coconut Passion. Questa sa ovviamente di cocco e vaniglia, ed è la combo mia preferita sicuramente per l'estate, ma anche per tutto l'anno, perché io amo il cocco, e il cocco e vaniglia sono proprio il surplus per quanto mi riguarda, perché sono due delle fragranze che più amo. Detto questo, questi sono tutti i miei profumi. Spero che il video non sia troppo noioso, e soprattutto che vi sia stato quantomeno, non dico utile, però un pochino vi abbia indirizzato su dei profumi. E spero di essermi spiegata, ragazzi. Io ce l'ho messa tutta, mi sono andata anche a informare, come avete visto, con i vari fogliettini. Vi mando un bacio e noi, se vi va, ci rivediamo al prossimo video. Spolliciate se vi è piaciuto. Ciao!